ti ho presentato? Meglio di così. Proprio due parole, perché tu sai che io ti stimo moltissimo. Sì. Perché ti ho sempre ammirata ad amici, quando sono arrivata ti ho riempita di complimenti, sei un grande talento, la tua voce, tutto quello che fai diventa così personale, così tuo e così unico. Sei grazie. Veramente brava. Giordana! Grazie, mi siedo. Accomodati. Tu non sei molto abituata, no, andare ospite? No, ti emozioni un po'? Molto, sono molto molto emozionata. Ma pure con me? Certo, soprattutto. No, dai. Allora, cominciamo da Sanremo, mille... No, che mille, no, mamma no. mia, Mara. Sì. Tra un po' dovrò pigliarmi un caffè. No, Sanremo 2012, te l'ho già detto ieri durante sì. le prove. Sì. A voce... Lei mi ha detto no, Mara, non me lo mandare. No, perché in questo filmato, grande voce, grande talento, però io ieri ti ho detto, te eri preparata per Sanremo. Sì, no? Ero piccola, ma sembravo, non so, grande. Molto grande. Un sì. po' croccata, sì, diciamo. Sì, sì, proprio tutto quello che non ero io. Che non sei tu. No, che no, non sei no. tu. Beh, evidentemente qualcuno poi, no? Si ma hanno questi, dice, metti di questo, fai questo. Dico, vabbè, ok, ma in realtà no, anche no. Facevo prima a mettermi un paio di jeans. Tu sei bella così, però vediamo Giordana 2012 Festival di Sanremo di Morandi, vero? Sì. Di Morandi. Resta il tuo cantare. Fa ridere tanto. Perché ero spaesata, poi sai, sembravo molto forte, ma in realtà non lo ero. Ero proprio alla ricerca di me stessa e quindi cercavo, insomma, una via, ma ecco, quella non era la via. Ho un ricordo di una Giordana molto, ecco, che si faceva molto grande, ma in realtà non lo ero per niente. Però la tua voce c'era, cioè il tuo carattere, la tua personalità veniva fuori anche, no? Da questo pezzo qua, insomma, si intuiva che sotto c'era la ciccia, come dico io, no? Perché c'era, però si capiva anche un po' di insicurezza. Cioè io ho notato, sarà che proprio io sono una tua ammiratrice, ma io ho notato veramente un po' di disagio lì, però sempre con quella tua bella voce. Come hai cominciato tu? Perché tu sei nata in Francia, sì. poi ti sei trasferita qui ad sì. Aprilia. Sì, eh? Sì, la mia e città. Quando hai capito che la musica avrebbe fatto parte della tua vita? L'ho capito quando ogni sera mi mettevo di fronte ad un foglio bianco e cominciavo a scrivere per cercare di capirmi, per cercare anche di... Sai, ogni giorno cambiamo, ogni giorno è importante per me capire dove sto andando. E quindi ho capito che il cantare era importante, ma era più importante scrivere. E ogni sera il diario mi ricordava quanto per me fosse importante la scrittura. E quindi ero piccolina, avevo 11 anni, e da lì ogni sera io ho sempre scritto. E anche quando ho preso tante porte in faccia, ho fatto tante altre cose, tanti altri piccoli lavori, poi la musica tornava sempre a me, era la mia casa. E quindi ho detto, non c'è niente da fare, rimane dentro di me e la devo portare avanti, ma perché con grande naturalezza. Hai avuto dei momenti dove... Hai pensato di non continuare? Hai avuto dei momenti dove tu hai pensato no, vabbè, mollo tutto, non, troppe difficoltà? Ho pensato che sarebbe stato più facile fare un mestiere semplice, un mestiere che dipendesse da me, perché poi fare questo non dipende solo da me, dipende dalle occasioni, dipende dal duro lavoro, ma dipende anche da loro, no? E quindi... Per me era sicuramente più facile fare tutt'altro, fare un lavoro semplice.
scusa, sì. Guardate, io sono completamente al buio, cioè ci vorrebbe il mago con la palla di vetro per leggere il filmato prossimo, perché è tutto buio, per cui è inutile che state lì, io non ci vedo, però io mando il prossimo filmato così. Tanto non ho bisogno di nulla, di sapere quelli che sono i filmati. Ci vedi tu? Io ci vedo, sì. Io no, amore, io sono la zia, tu c'hai 20 anni. Vediamo il prossimo, mettete una lucetta lì? E non finisce mica il cielo. E se è la verità, possa restare in questo cielo. Arriva Maria, Santa Maria, anche se lei non vuole che io la chiami così, però insomma Maria ti ha dato la possibilità di entrare a far parte di Amici e Amici poi ti ha fatto riconoscere, ti ha dato quella visibilità al grande pubblico e soprattutto il pubblico ha riconosciuto il tuo talento. Grazie, veramente. È la mia casa, questo è il mio spazio, è qual il posto dove casa? Mi ritrovo. È questo, è la mia musica, è l'unico, sai, quando poi la vita ti toglie tanto e magari ti sposta e non hai un punto fisico di riferimento come una casa, per me questa è stata la mia casa, in ogni difficoltà c'è stata la musica, sempre, quindi me la porto in tasca, me la porto nel cuore, me la porto ovunque e qualsiasi sia il mio destino, che sia continuare a fare questo o continuare a fare un'altra cosa, so che la musica farà sempre parte di me. Io dico grazie alla musica perché mi ha veramente in tanti casi aiutato a capire quello che volevo fare, se amavo ancora una persona, se non l'amavo. Insomma, grazie alla musica e grazie a voi veramente dell'affetto che mi date, perché per me non è scontato mai, ogni giorno. Quindi grazie. Hai detto delle cose bellissime, proprio belle, ti posso dire, proprio belle. Guarda, io lo sapevo che tu eri così, io non avevo dubbi, sei proprio come pensavo, sei proprio speciale. Grazie. Veramente. Sei molto gentile, grazie. Senti Amici, però tu hai cominciato a scrivere, adesso poi ti faccio vedere un filmato ancora molto bello che abbiamo preso da Amici, però tu componi musica, è vero che poi tu a un certo punto hai scritto per Tiziano Ferro, ma è molto casuale come sei arrivata, sì, a Tiziano Ferro, perché era un po' il tuo mito, tu però vivendo ad Aprilia, vicino a Latina, dove vivono i genitori, tu sei andata nell'ufficio, hai lasciato, no, delle tue composizioni, un CD al papà di Tiziano, sì, Ferro, e lui dopo un anno, tu cantavi a un matrimonio e arriva la telefonata di Tiziano Ferro. No, tu mi devi raccontare, mentre stavi al matrimonio, no, ti esibivi al matrimonio, esatto, e arriva la telefonata di Tiziano Ferro che... A me piace molto, insomma. Raccontami questo. È andato così, io facevo animazione, cantavo in questo matrimonio, era tardi, era il 15 agosto, quindi tutto pensavo tranne che una telefonata da Tiziano. E guardo il telefono e vedo 3 chiamate perse. Dico, vabbè, e leggo un messaggino dicendo, ciao, Tiziano ti vorrebbe parlare. Richiamo un numero e dico, cioè la mia amica mi faceva scherzi, dico... Carla, lo so che sei tu, è inutile, mi fai così. E lui mi fa, ciao, con la sua voce. Hai detto è lui? E ho detto sì. Hai pensato che fosse uno scherzo?
Ho detto il per lui per forza perché è un marchio il suo timbro, no? Sì. E quindi... E che ti ha detto? Mi ha detto, ho sentito le tue canzoni, mi ha detto, a parte che per trovarti, perché io, convinta che non avrebbe mai letto, mica ho messo il mio nome. Dice, di solito mi lasciano Twitter, Facebook, il numero della madre, della zia, della sorella. Tu neanche il tuo nome mai scritto, quindi lui per risalire a me ha dovuto cercarmi. È stato molto carino. E da lì? E da lì abbiamo cominciato a lavorare, ci siamo incontrati, gli ho fatto sentire altri pezzi. È stato un lavoro lungo, cioè le canzoni che sentirete nel suo disco sono... Questo che uscirà adesso, sì, no? Quante sì. ce ne sono? Quattro. Di due, quattro? Quattro. Vuoi farmene un... Puoi o no? Dobbiamo aspettare che... Dobbiamo aspettare che... Se può fare niente, no, però... È Mara, no, ho capito, ragazzi. Se no... E allora dimmelo! Dai, amici, la tua amicizia con Alberto, che è stato ospite mio settimana scorsa, domenica scorsa. Ciao, amore della zia. Vediamo amici con Alberto, la tua amicizia e il vostro legame, perché c'è effettivamente un bellissimo legame di amicizia. Ciao Jordi, che dire, sai che ti voglio un mondo di bene, non farò altro che ringraziarti sempre per tutto quello che fai per me. Grazie, 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 ci vediamo prestissimo, un saluto da grande zia Mara. Ciao a tutti! Altro talento, Ci vediamo molto voi bene. Siete molto legati, siamo molto legati. Cioè, è proprio un affetto, io quando lo vedo me lo sbaciucchio, me lo abbraccio, perché gli voglio un bene veramente dell'anima. Ed è nato veramente nel tempo, perché quando è entrato non, quasi nella scuola non ci parlavamo, poi nel tempo ci siamo proprio legati e quando ci hanno diviso nelle casette io soffrivo tantissimo, perché noi ci eravamo già fatte le nostre, noi volevamo fare l'orto, volevamo la gallina, noi facevamo, io avevamo delle idee un po' rivoluzionarie. E invece mi hanno diviso. E invece ci hanno diviso e quindi è stato, però ci siamo poi supportati anche diciamo da casette diverse. E soprattutto abbiamo scritto insieme, quindi lui scrive la musica e mi fa, io non so bravo con le parole, non sono bravo, ti prego. E quindi è un altro esercizio, lui mi manda la musica, io la sua musica, che adoro, trovo che sia un compositore pazzesco, ci metto Quanto le mie parole. Metti le tue parole. È molto bello, non è scontato, no, perché mi capita che magari mi mandano delle cose ma non riesco. Invece su di lui c'ho proprio molta facilità. Però vedi, questo è un altro bel regalo di amici, no? La vostra amicizia, il vostro legame, il vostro lavorare insieme. Tu sei molto legata a tua sorella, vero? Molto. Molto, più piccola di te. Di 9 anni, sì. E tu le hai regalato un viaggio quest'estate, sì. Hai cominciato a guadagnare un po' di soldini e hai detto, È la prima cosa che ho fatto, quando sono uscita da lì, ho detto ti porto con me, perché voglio un tempo tutto nostro, perché un po' ce lo meritiamo. E quindi l'ho presa e gli unici 4 giorni, non erano tantissimi, che avevo, l'ho presa e l'ho portata in Grecia. È stato un viaggio meraviglioso. Come si chiama tua sorella? Elisa. Elisa? Elisa, sì. E allora vediamo Elisa con te. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice e adesso te lo dimostrerò, te lo dimostrerò. Siamo cresciute insieme, abbiamo vissuto veramente tante cose insieme e nonostante lei sia più piccola di me e io l'ho sempre protetta, mi sono resa conto e me ne rendo conto ogni giorno di quanto in realtà il suo amore protegga me, perché lei, essendoci, riesce sempre a farmi sentire importante e a farmi sentire protetta, quindi in realtà è quasi come se fosse al contrario.
e so che per lei farei di tutto. E spero che per sempre lei sentirà il mio amore, perché è veramente infinito, è un amore che non ha confine, e spero veramente che sia sempre felice. Io mi batterò affinché sia così. Quindi ti voglio bene, Eli, e lo sai, e spero che sarai con me per sempre, insomma, fino alla fine. Che bello. No, è bello perché poi hai detto delle cose, lei è più piccola di 9 anni, per cui dovrebbe essere esattamente il contrario, dovresti essere tu in qualche maniera. Io sono molto protettiva, però sai, io sono anche molto, a volte mi incaponisco sulle cose. Come sono, sei? Sono molto, a volte molto profonda, molto pesante su alcune cose. E lei sì. E lei riesce sempre ad alleggerirmi la vita. È più pragmatica. Lei sì, magari mi fa una battuta, smorza tutto. Sei felice? Sono felice, sì. Sì, sono molto felice. Io ti auguro di continuare così, spostati, dai, andiamo da Magnanisi, così noi spostiamo il piano e nel frattempo poi ci prepariamo per esibizione. Voglio essere tua, sì. È il titolo di questo, no? È il titolo del mio secondo disco, sì. Di chi vuoi essere? Voglio essere tua, è dedicato alla musica, poi... All'amore, anche all'amore, assolutamente. L'amore è importante nella l'amore vita. L'amore è fondamentale. Lo dice a me, sai quante volte mi sono sposata io? Allora maestro. No, ci avviciniamo al maestro, no, perché ti voglio adesso, mentre preparano per la tua esibizione, voglio lanciare un piccolo video, perché doveva arrivare Fabrizio Moro, ah. E invece Fabrizio sta male, c'ha la febbre alta, allora però ci ha mandato un videomessaggio, lo vogliamo salutare tutti assieme, perché c'ha 40 di febbre, e allora vediamo il videomessaggio che ha mandato Fabrizio. Eccolo, ciao Mara, ciao a tutti. Mi dispiace di non poter essere lì con voi oggi, ma purtroppo ho un po' di febbre e stando in tour questa è una condizione che non mi posso assolutamente permettere, dato che domani sarò a Catania in concerto, mercoledì a Firenze e poi nel weekend a Brescia e così via. Ti prometto che prima della fine del tour, se ti fa piacere, se vi fa piacere, ti verrò a trovare e faremo una bellissima cosa insieme. Intanto ti mando un grande abbraccio e tanti baci. Ti voglio bene, anzi, vi voglio bene. Ti voglio bene anch'io, Fabrizio, rimettiti, non ti preoccupare. Tu puoi venire domenica lì quando vuoi. Mi casa e tu casa, veramente casa della Rai. Ma io qui ormai mi muovo come se fossi un po' casa mia, ringraziando il pubblico che ci segue, casa di tutti, insomma. Fabrizio, rimettiti. Tu come va? Avevi mal di gola ieri? No, no, io sto bene. Chi è che aveva mal di gola? Ah, io sto bene. Ah no, Patti Pravo che tra poco arriva. Ecco chi aveva. Amore, io sono anziana, capisci? Perdo qualche colpo. Ieri sono stata qua alle prove. Se vuoi faccio finta di avere un po' di mal di gola. No, no, io voglio che tu stia bene, amore. Allora, questo è per me. Certo, voglio essere tua. Siamo pronti, ragazzi? Tutto pronto qui? Roberto? Prontissimo. Qui è così, è un manicomio, pensa che Christian De Sica ha acchiappato i fantasmi. Ah sì? Sì, ma continuano ad esserci, è uno studio un po' così. Magari adesso vanno via, se l'ha acchiappati, tu fai sì, finta. Sì, no, ci sono, guarda lì dietro quello che c'è. Ma ti rendi conto del casino che c'è o no?